ci troviamo al confine del comune di Pandino con il comune di Palazzo Pignano. Qui il tormo si allarga, scorre tranquillo e la vegetazione è veramente imponente. A metà strada del percorso dell'antica strada diligenziale che da Bergamo portava a Cremona, si colloca il territorio di Soncino. Qui nella località del Tinazzo si trovano un bel parco ottocentesco, l'oratorio di Santa Maria ad Nives e l'antico nucleo rurale della Cascina del Tinazzo, che hanno una particolarità sia naturalistica che architettonica notevole. Nell'arredo ottocentesco del Parco del Tinazzo spicca il Casino di Caccia, un castelletto in forme neogotiche che è stato recuperato recentemente e che è una particolare presenza monumentale in un ambito di giardino o parco ottocentesco. L'assetto dell'acqua in questa zona, disegnato da un architetto, presenta sul fianco sinistro il naviglio Nuovo Pallavicino e una presenza significativa di fontanili e risorgive che defluiscono nella roggia domanesa. Un'antica roggia che sottopassa il naviglio, dando accesso immediatamente alla Valle dell'Oglio, che è situata appena al di sotto. Si giunge poi alla città murata, il Castrum di Soncino, con la rocca che ne occupa la porzione più occidentale. La rocca è posta su terreni antichi, rilevata sopra la Valle dell'Oglio, che si colloca una decina di metri più in basso. Alla Valle dell'Oglio si affaccia anche la bella chiesa cinquecentesca di Santa Maria delle Grazie, con un apparato architettonico e scultoreo particolarmente interessante e pregevole.